Eccoci felicemente qui su questo battimento carico tanto di Albano e Romina, e poi di felicità, di successo. Questa è la barca del Ci Sarà. Ciao. E sei mandica, no, che bello, non ce l'ho ancora. Questa qui è la ASA Motor Line, che ci porterà lontanissimo in vetta alle super classifiche, vedrai. Ciao Albano. Come stai? Io bene. Romina, tu, ciao. Stai meglio, ti vedo abbronzata. Molto bene, grazie. Che mi ha dato una mano ufficiale questa. Ormai questa mano qui abbiamo, è un contratto, concluso un contratto. Sentite ragazzi, so che vi siete venuti a Sanremo rapidissimamente per raccogliere questa palma che vi aspettava. E poi il leoncino attaccato. Riprenderete subito il viaggio nel vostro, per chiudere il vostro un film. Avete un film che da un anno è in produzione. Di cosa si tratta? Ben-Hur. Champagne in paradiso è il titolo. Ho capito. Albano, vuoi spiegare? Albano, spiega questo champagne. È di tuo padre questo champagne? No. No, mio padre non fa lo champagne, fa soltanto il vino. E ti devo confermare che è veramente ottimo. Ottimo. Ti dà un'allegria, ti fa dimenticare i problemi. Mentre questo champagne in paradiso. Io mi auguro che dia altrettanta allegria. Mi sarebbe piaciuto chiamarlo spumante in paradiso, ma gli autori hanno preferito champagne in paradiso, non si sa perché. Ma perché lo champagne? Secondo me in paradiso non c'è bisogno, si sta così bene che lo champagne è una cosa inutile. Infatti eravamo un po' indecisi a un certo punto della lavorazione se non chiamarlo invece spumante in purgatorio. Ho capito, guarda che è diventata, è spiritosissima, è no, molto più spiritosa di te. E che forse il telespettatore non sa, ma questo ti contagia, sì, ti dà la sei mandite. Con il suo humor, allora, estemporaneo. No? È estemporaneo, il tempo è favorevole, il vento è in poppa, presto partiremo per questo Ci Sarà, questa isola meravigliosa, ma ci sarà? Ci deve essere, c'è. C'è la isola, ci sarà. Voi l'avete trovata, questo è Sanremo che rilancia la coppia, una coppia fortunata. Tu hai una formula della felicità? Leggo qua e là che Romina dà formule della felicità. No, io formule, non ho mai dato formule. Sì, c'è qualcosina. Io penso che già andandoci alla ricerca sia una formula. Cioè, bisogna cercarla sta felicità. Sì. Indubbiamente. Ma voi cosa fate che l'avete trovata? Ci sei. Noi non facciamo niente, cerchiamo di goderne oppure di capirne l'essenza, perché no? Si può vivere anche di essenza e di felicità. Specialmente i contadini vivono di essenza. Cioè, perché io non riesco a capire, perché tutti quanti ci sono dei riti quotidiani che ognuno rispetta, non so, la sigaretta, il caffè al mattino, o il caffè al latte, o il tè, perché, oppure la bistecca a mezzogiorno, o la spaghettata, o di sera o di giorno. Nessuno si preoccupa, oppure pochi si danno da fare a trovare anche l'altra, cioè al di là della materia, oppure dei gusti di gola, dei peccati di gola. Creare lo spirito, questo... trovare lo spirito che ti avvolge tutta aspetta, la vita. Perché non mi lasci finire? No, volevo sentire lei un pochino. Perché tu... sentiamo. No, stava diventando alla seconda una cosa... puntata faremo. Vai. No, perché forse ci siamo dimenticati di dire una cosa. No, che aspetta, avete vinto il Festival di Sanremo, non l'abbiamo mica detto, giuro. Guarda che è bellissimo, non abbiamo detto che questi sono i vincitori del Festival, il 34esimo Festival di Sanremo è stato vinto da Albano e Romina Power. Power? Dico bene? Power. Power. Quello che Albano voleva dire è che ogni mattina bisogna darsi una carica di ottimismo anche. Se si crede nel futuro, ci sarà un futuro migliore. Ecco, ora sono intorno alle 13 e siamo ancora in tempo per darsi la carica. Sono le 13 e noi la carica ve la diamo, perché ora stiamo per farvi ascoltare Ci Sarà. Però prima vorrei sapere una cosa così. Dai. Quale canzone di Sanremo ti sarebbe piaciuto cantare, oltre la tua? Io le avrei cantate tutte quante. Ti piace? Volevi fare la compilation? Mi è piaciuto moltissimo, comunque, molto... Musica Terra Promessa. Ah, Terra Promessa, quella di Eros Ramazzotti. Machi. Ah, no. Eros Machi non c'era questa. A me invece divertiva molto. Aspetta, poi sì, esatto, sì. Sì, del gruppo italiano Anni Ruggenti con quella dei Tropici, sì, con le ragazze carino, simpatiche. Mi è molto. Sì. Li avremo tutti a Superclassifica questi personaggi. C'è un altro. C'è anche da dire questo, cioè non abbiamo avuto tempo per ascoltarle tutte quante. Quel poco spazio che ci era concesso abbiamo ascoltato due o tre, ma queste due mi hanno colpito particolarmente. Ti vedo particolarmente felici. E ora ragazzi, i motori sono pronti. Pino Callà, metti in moto tutto, poi usciamo, andiamo via con Ci Sarà, Pino Callà, e ai motori. E là che guida un guidatore eccezionale di bus. Dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii.